I carabinieri del comando provinciale di Sassari, l'altra mattina, a seguito di perquisizioni in ovili, hanno arrestato, infrazione Saserra di Padru, un 49enne operaio forestale per illecita detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. I carabinieri del reparto territoriale di Olbia, coadiuvati da quelli dello squadrone cacciatori di Sardegna, hanno rinvenuto, occultati in terreni nella disponibilità dell'uomo, un fucile calibro 12 con matricola a brasa, numerose munizioni ed esplosivi consistenti in 10 spezzoni di gelatina, miccia, detonante e 12 detonatori in perfette condizioni. L'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Sassari e l'uomo si trova adesso ristretto nel carcere di Bancali. Mi servono i soldi dei rimborsi che mi spettano, che nel frattempo si sono più che dimezzati. Sono le parole di un anziano signore, la cui figlia si trova in gravi condizioni di salute, che si è recato all'interno di Palazzo Ducale, dove pacificamente ha portato la sua protesta per cercare in qualche modo di avere ciò che gli spetta. Da quanto dice, quei soldi, anche se non sono cifre esorbitanti, servirebbero proprio per la figlia, che ha bisogno di cure mediche a Cagliari, dove con molta probabilità ci sarebbe una piccola speranza. Infine, anche il suo stato di salute non sarebbe molto buono a causa di alcuni problemi che lo costringono a spendere oltre 400 euro di medicine al mese. Sono qua perché mi servono i soldi dei rimborsi di Cagliari, che da 6.800 euro sono diventati 1.200. Ho una figlia malata terminale, la devo portare a Cagliari perché forse c'è una piccola speranza, e si chiama un certo Pugidu di Orottini, che stanno facendo questa nuova cura con quest'acqua che pigliano dall'Antartide a 25 km di profondità, al carottaggio. Le viene iniettata e bombardata con questi... Allora, le metastasi sono come statue, rigide. Subito questo trattamento iniziano a muoversi, perdono efficacia, non contagiano più e la persona sta meglio. Sino adesso nei polmoni c'è gente che è guarita e lavorano insieme agli americani, si sono aggregati gli americani con questo Pugedo di Orottini. Sono venute due signore alla casa famiglia, che è attaccato all'oncologico. Sai, le donne sarde come sono, subito interrogatorio, come mai, qua dicono nostra figlia e mia nipote, e qua l'oncologico sta facendo questa cura per le metastasi. Come ha detto, scusi, ripeta, metastasi? Cioè sì, le metastasi. In mezz'ora è arrivata tutta la documentazione da mia figlia. Mia figlia ha la prenotazione domani. A me mi servono i 300 euro, le 500 libri che valgono 5.000 euro, però 300 euro me li devi dare. Dei miei! Io per 11 euro sono così, guarda, per due vitamine. Io ho le ricette qua. Io spendo 490 euro al mese. In ricette bianche, eccole qua. Che mi diano i soldi miei e me le copio, non sto chiedendo niente di speciale, sto chiedendo il mio, che era 6.800, neanche il viaggio per andare mi hanno pagato, capito? Per fare il trapianto. Perché lo Stato incamera 45 miliardi e te lo dice in barba, non c'è nulla per nessuno se muore, capito? Viviamo in questo mondo. Sulla darsena servizi del porto industriale di Porto Torres vogliamo arrivare a una soluzione nel più breve tempo possibile, perché dobbiamo dare risposte alla nostra comunità. Sono sicuro che in questa fase delicata non mancherà la collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Parole del sindaco Beniamino Scarpa in occasione di una nuova conferenza di servizi sulla situazione della darsena interdetta al pubblico per emergenza ambientale svolta nei giorni scorsi nella sala consiliare. Il percorso con sindiale con gli enti che hanno competenze ambientali era stato riattivato lo scorso mese dall'amministrazione comunale dopo che le interlocuzioni per risolvere le emergenze si erano dovute interrompere più di un anno fa a causa degli accertamenti avviati dalla Procura della Repubblica di Sassari. Il sindaco aveva provveduto a interdire l'aria in più occasioni per gli alti valori di benzene riscontrati attraverso i monitoraggi dell'ARPAS e con diverse note aveva espressamente richiesto alla stessa agenzia l'esecuzione di nuove campagne di monitoraggio della qualità dell'aria.
Non appena c'è stato possibile farlo, aggiunge Scarpa, abbiamo immediatamente ripreso il confronto con Sindial e con gli enti di controllo perché la nostra amministrazione vuole risolvere definitivamente questo problema presente in quell'area da diversi decenni. Anche nel corso dell'ultima riunione si è ribadito a tutti che la priorità è eliminare i rischi per la salute delle persone che possono derivare dall'inquinamento della darsena servizi. Nell'ultima conferenza ci si è trovati d'accordo pure sull'attivazione di una procedura che preveda l'avvio dei lavori sotto costante monitoraggio da parte di tutti gli enti e la periodica verifica delle attività in sede di conferenza di servizi, convenendo che l'intero percorso sarà disciplinato da un'ordinanza sindacale i cui contenuti saranno oggetto della più ampia condivisione. La bonifica di quell'area interessa anche diverse imprese cittadine a spostarsi in altre zone disagiate o a interrompere la propria attività proprio per le prescrizioni imposte dalle numerose ordinanze. Un danno economico difficile da calcolare, ma sempre di danno si tratta e bisogna correre subito ai ripari ora che l'incidente probatorio si è concluso. L'obiettivo è naturalmente quello di eliminare le emissioni di sostanze dannose per la salute attraverso un intervento mirato a rimuovere definitivamente il rischio sanitario. La Sindial, su richiesta del Comune, ha strutturato un progetto da 7.800.000 euro su cui è stato aperto un confronto con Regione, Provincia, ASL, ARPAS e Capitaneria di Porto. La soluzione, da condividere con tutti gli attori, è mirata alla soluzione di un problema che va avanti da troppo tempo. L'acqua della condotta non è potabile, non è adatta, cioè al consumo diretto e per cucinare gli alimenti. Gli ultimi esami compiuti dalla ASL hanno evidenziato che i cloriti sono superiori rispetto ai parametri stabiliti dalla legge. Il comune di Sassari ha deciso di dare risposte immediate alla popolazione. A seguito di alcuni incontri organizzati dal sindaco Nicola Sanna a Palazzo Ducale e a cui hanno partecipato anche l'azienda sanitaria locale e Abanoa, l'amministrazione ha scelto di impegnarsi in prima persona per fornire ai cittadini l'acqua potabile con due autoboti certificate. Già da oggi, dalle 8 alle 14.30, nelle piazze di Santa Maria e Sacro Cuore sarà possibile attingere dalle autocisterne per un massimo di 30 litri a persona. Nei prossimi giorni, grazie anche alla collaborazione di Abanoa, il servizio sarà potenziato fino al rientro dei parametri nella norma. Abanoa informa inoltre che venerdì prossimo, il 27 giugno, dalle 9 alle 12 a Luna e Sole, al Centro Alto, al Centro Storico, a Latte Dolce, a Monserrato, Porcellana e Lufangazzu, Monte Medio e Monte Basso, Santa Maria di Pisa e Sant'Orsola, potrebbe mancare l'acqua o esserci riduzione di pressione a causa di alcuni lavori che la società deve compiere a Monte Oro. Amici di TeleG, ben ritrovati da parte di Icori Bichesu, una radio speciale, una radio dedicata al primo cittadino di Sassari, il dottor Nicola Sanna. Ben ritrovato. Ben trovati a voi e buongiorno a tutti. Allora, signor sindaco, ancora lavori in corso, si può dire, work in progress. Beh certo, ieri abbiamo ricevuto dalla Commissione Centrale Elettorale l'elenco degli consiglieri eletti in Consiglio Comunale, a cui faccio tantissimi auguri di buon lavoro, insomma avremo modo di stare insieme per 5 anni, quindi fare tante attività per il bene e per l'esclusivo interesse della città e quindi sono molto contento insomma che si sia conclusa questa operazione un po' laboriosa insomma che purtroppo ha portato via già un mese insomma. Comunque noi come sapete siamo già attivi insomma con una giunta che è stata appena nominata e che quindi successivamente insomma nel corso di questa ultima settimana potrebbe avere diciamo, qualche aggiustamento come è normale che sia, ma sempre nell'ambito insomma, di un quadro di persone appunto rappresentative. Rappresentative di una città che ha espresso grande conforto per quella che è la sua figura. Giunta già varata, qualche ritocco, tanto lavoro da fare. Innanzitutto ha ricordato il grande consenso e quindi sento il dovere e anche il piacere di ringraziare tutti i cittadini indipendentemente dal voto che hanno espresso perché c'è stata anche una buonissima partecipazione al voto elettorale e si è recuperato rispetto a quell'astensionismo che c'era stato nel più tardi di pochi mesi prima alle elezioni regionali e questo indice che la città
è una città partecipe che è appunto attiva dal punto di vista democratico, di questo sono molto contento, quindi ringrazio innanzitutto tutti i sassaresi che hanno partecipato al voto. Poi naturalmente ringrazio in particolare coloro i quali hanno espresso una preferenza nei miei confronti, un dato assolutamente mai visto, insomma, storicamente. Come dire, al momento è un primato e quindi mi sento assolutamente nella necessità e l'obbligo, come ho sempre fatto anche dalle primarie, di avere un senso di responsabilità ancora maggiore rispetto a questa grandissima fiducia che mi è stata accordata. E quindi rispetto, come dire, anche alla giunta che ho varato, è una giunta che tiene conto dello stato attuale dal punto di vista della situazione politica. E che spero, come dicevo anche prima, che si possa concludere non più tardi della giornata di lunedì, perché già il 4 luglio è convocato il primo consiglio di insediamento della nostra città. E quindi tutti aspettiamo fiduciosi. Una città, Sassari, che ha necessità, bisogno di riprendere fiducia, non che l'avesse persa, però è chiaro che siamo tutti legati a quelle che sono le notizie che rimbalzano dal palcoscenico internazionale e anche nazionale. Cioè, c'è una sorta di cambiamento in corso e mi pare di poter dire, visto le sue ultime escursioni fuori dalla città, in riferimento naturalmente alla sua partecipazione a Roma nello scorso fine settimana a diverse iniziative, che probabilmente questa sorta di cambiamento vi sta mettendo, come possiamo dire, a pieno titolo fra le priorità da apportare in tutti i consigli comunali, non solo comunali, ma anche regionali e quant'altro. Cosa può dirci a proposito? Innanzitutto ci sono segnali positivi che riguardano come dire, l'occupazione e lo sviluppo nel nostro territorio. La scorsa settimana siamo stati protagonisti dell'inaugurazione del nuovo impianto di Matrica, che significa che dopo circa 30 anni si ricomincia a reinvestire in questo territorio con degli impianti di carattere industriale. Questo è un fattore assolutamente positivo perché genera nelle caratteristiche specifiche di questo nuovo impianto un indotto sia a monte, cioè con le produzioni agricole non alimentari, sia a valle con ulteriori utilizzazioni di questi prodotti, introduce, diciamo così, una possibilità di sviluppo che stavamo ricercando proprio in questi anni a seguito della chiusura di alcuni impianti di tipo petrolchimico e quindi già questo è un segnale positivo e quindi va assolutamente favorito con l'assoluta attenzione alla salute delle persone, con l'assoluta attenzione all'ambiente, alla salubrità dell'ambiente, non c'è dubbio. Quindi già questo è un dato assolutamente positivo che mi dà speranza e deve dare speranza a questo territorio. Poi da un punto di vista squisitamente politico, ricordava lei, è chiaro che siamo personalità politiche a questo punto, un sindaco di una grande città come Sassari ha bisogno di come dire, rafforzare delle relazioni di carattere nazionale che aiutino la città a beneficiare come dire, di rapporti tali da consentire a questo territorio di essere tenuto nella giusta considerazione sui livelli nazionali. Io domani sarò di nuovo a Roma alla riunione dell'ANCI nazionale che riguarda l'attività delle città come la nostra che sono dotate di un piano strategico e quindi sarà un'ulteriore riunione di rafforzamento di questa relazione e non c'è dubbio, insomma, che i miei movimenti sono dei movimenti finalizzati al bene della città e non al mio bene personale, ecco. Chiaro. Allora, noi la ringraziamo per la visita che ci ha concesso. Naturalmente le formuliamo il più canonico in bocca al lupo per quelli che saranno i giorni a venire, specie per l'inizio del lavoro della sua nuova giunta, alla quale auguriamo davvero per il bene intero nostro, della nostra città, della nostra regione, di poter raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Grazie, Nicola Sanna. Grazie a voi, grazie.
Arrivi dalla Sardegna, Usini. Due giorni all'insegna delle eccellenze del comparto vitivinicolo del Coros, tra degustazioni, visite guidate alle cantine, un concorso riservato alla migliore produzione locale di vini sfusi e un convegno dedicato al vino, alla sua valorizzazione e alle potenzialità di un'offerta turistica territoriale basata sulle produzioni di qualità. Usini si prepara a ospitare la 17ª edizione della rassegna Vini di Coros, in programma tra il 5 e il 6 luglio nel parco del Lavatoio e nell'auditorium comunale. Una manifestazione ricca di eventi di grande richiamo per parlare di vino e per testare di persona la fiorente produzione vinicola di un'area che ormai da tempo si è ritagliata uno spazio di tutto rispetto nel panorama enologico isolano e nazionale. Oh,
non si scioglie via tua catena. Non ti andrà, si permetti, ti voglio lasciare. Ma va a te, più felice di me. Giovedì 26 giugno alle 18 presso il quinto circolo didattico in via Gorizia, presentazione progetto adozioni a distanza dei bambini di Betlemme, a cura di Umaniora, Ponti non Muri, quinto circolo didattico e associazione Parole in Circolo. Sarà presente Suor Maria Mastinu che opera nell'orfanotrofio betlemita. Il Centro d'Arte e Cultura Giuseppe Biasi organizza una mostra di pittura dal titolo Il mio mondo è incantato, dal 21 al 30 giugno, dalle 17 alle 20, presso i locali Centro Biasi in via Sproni a Sassari. Sul sito web del Comune di Sassari è pubblicata la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi integrativi regionali per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2013. Gli interessati dovranno presentare all'ufficio contributi il modulo allegando le ricevute di pagamento del canone di locazione 2013 convalidate con apposita marca da bollo. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu domani sulla nostra emittente alle 20:30. Ospiti i cantanti Christian Fodde, Giuseppe Tamponi e Noemi Mulas, alla chitarra Davide Puddu e alla fisarmonica Peppino Bande. TG Informazione e Approfondimento, orari messa in onda, dalle ore 13 alle ore 15:30, dalle ore 18:30 alle ore 20:45, dalle ore 22 alle ore 23:30.